Allora, completiamo la parte, abbiamo visto l'altra volta su compressori, va bene? Quindi completiamo la parte 1 di layout, ovvero compressori assiali. L'altra volta abbiamo fatto tutta un'introduzione alle formule che ci servivano per capire i compressori assiali, e erano appunto l'equazione di Bernoulli e l'equazione di continuità. L'equazione di Bernoulli, che metteva in relazione le tre energie, l'energia di pressione, l'energia cinetica e l'energia gravitazionale. Ora vi la scrivo direttamente divisa ρ g, va bene, per metterla nella forma più semplice, e questa era costante. Cioè, l'altra volta abbiamo visto un fluido che attraversa un condotto, se io mi metto nella sezione 1, nella sezione 2, nelle tre ipotesi di fluido non viscoso, moto stazionario, bravo, 3, assenza moti turbolenti, nelle tre ipotesi vale l'equazione di Bernoulli, ovvero che la somma delle tre energie sulla sezione 1 è uguale alla somma delle tre energie sulla sezione 2. Questo è cosa comporta? Che se io ho un condotto, per esempio a sezione variabile, nel passaggio dalla sezione 1 alla sezione 2, siccome vale anche sempre l'equazione di continuità, che è quella che il prodotto dell'area per la velocità è costante, se il fluido è incomprimibile, e nell'ipotesi del fluido sia incomprimibile, che non è una delle ipotesi di Bernoulli, e vale anche se il fluido è comprimibile, però se il fluido è comprimibile vale che si conserva il prodotto, ovvero la portata massima. Se invece il fluido è anche incomprimibile, oltre a conservarsi la portata massima, si conserva anche la portata volumetrica, questo l'abbiamo già detto. Se si conserva la portata volumetrica, essendo la sezione A1 minore della sezione A2, perché se questo è il diametro e questo è il diametro, capite bene che D1 è minore di D2 e quindi anche l'area è minore di A2. Essendo l'area minore di A2, essendo il prodotto da mantenere costante, per mantenersi costante il prodotto bisogna in conseguenza a questo che V1 sia maggiore di V2. Chiaro? Ma questo che vuol dire V1 è maggiore di V2? Vuol dire che l'area nel passaggio da questa sezione a questa sezione, mantenendosi costante perché è la stessa quota l'energia gravitazionale, variando l'energia cinetica, ovvero l'energia cinetica va a diminuire, si è convertita per rimanere costante, se questa è costante, se questa diminuisce, questa deve aumentare, ovvero nel passaggio dalla sezione 1 alla sezione 2, V1 è minore di V2, allo stesso modo P1 è minore di P2, ovvero la pressione V è maggiore della pressione in questo punto. E questo è uno degli elementi importanti che avviene appunto nei compressori dinamici. Nei compressori dinamici cosa avviene? Essendo una macchina, il compressore è una macchina, ma abbiamo detto che macchina è? Che tipologia di macchina è? O? Dinamico, sì. O, ragazzi, ma leggete te l'ho spiegato, no? Fra una settimana mi c'è interrogato. Fra una settimana mi c'è interrogato, ve lo dico prima. Quindi sappiatelo, che macchina è? Operatrice. Cosa vuol dire operatrice? Assorbe energia meccanica e produce in energia di? Come però? Energia? Energia dinamica non esiste. Energia di? Di pressione.
Ok, come fa a convertire l'energia meccanica in energia di pressione? Abbiamo una serie di pale. Per cui vanno palare, va da una sezione più piccola a una sezione più grande. L'aria attraversando questo vano aumenta di pressione perché aumenta l'area di passaggio. Ora, oltre a questo aspetto, quello importante è ciò che avviene in queste macchine. Quindi in queste macchine cosa si converte? Si converte energia cinetica in energia di pressione. A differenza invece delle macchine volumetriche, come abbiamo detto, in cui per produrre energia di pressione non si convertiva energia cinetica, ma s'agiva su cosa s'agiva sulle macchine volumetriche per aumentare la pressione? Su cosa s'agiva sulle macchine volumetriche per aumentare la pressione? Vedo che è rimasto attaccato parecchio, eh? A parte si fa sempre la stessa conversione, ma nelle macchine volumetriche come si fa a aumentare la pressione? Si varia il flusso d'aria, equazione gas perfetti, PV uguale NRT. Se questo volume lo diminuisco, se il prodotto deve rimanere costante, P deve aumentare. Quindi nelle macchine volumetriche si sfrutta l'equazione di gas perfetti variando il volume, aumentando la pressione. Nelle macchine dinamiche si sfrutta l'equazione di Bernoulli e l'equazione di ottenità convertendo l'energia cinetica in energia di pressione. Ora, per fare questo, nelle macchine volumetriche succede un qualcosa di particolare che è un po' complesso, ma ve lo voglio dire. Allora, il filetto di fluido rosso che attraversa il profilo rosso della pala rispetto al profilo blu che fa il profilo corto della pala, il rosso è più lungo di blu. Quindi se nello stesso tempo devono uscire dal vano palare, cosa succede? Succede che chi fa il percorso rosso rispetto a chi fa il percorso blu Deve andare più veloce. Equazione di Bernoulli. Se va più veloce, qui la pressione P1 diminuisce rispetto a P2. Quindi P2 è maggiore di P1 sulla pala. Ritorna? Questo che vuol dire? Vuol dire che c'è una forza che agisce in questa direzione, che è una forza antagonista, perché le pale ruotano in questa direzione. Quindi ci vuole una certa energia meccanica che spingano la pala a vincere questa resistenza, differenza di pressione sulla pala, ecco perché il compressore ha bisogno di energia meccanica. Perché sulla pala si forma una differenza di pressione avversa, per cui se la pala deve girare per creare l'ingresso dell'aria, per farla girare ho bisogno di dargli energia meccanica perché la pala di compressore subisce una forza che tende a non farla ruotare e quindi a non far entrare l'aria. Ok? Ci siamo? Bene. Una volta capito questo, possiamo vedere che tipi di compressori ci sono. I compressori dinamici sono di tre tipi: assiali, radiali, misti. In quelli assiali la direzione di ingresso dell'aria è uguale alla direzione di uscita ed è assiale, equivale all'asse di rotazione dell'albero su cui sono collegate le pale su cui entra l'aria. Va bene? Il compressore solitamente come è fatto? È fatto da una parte chiamata fissa, che è lo statore, e da una parte mobile, che è chiamata il rotore.
questo è lo statore e questo è il rotore, questo è fissa e questo è mobile. Allora, che cosa viene fatto? Qui l'aria viene fatta accelerare, entra a velocità più elevata, fissa statore, mobile rotore, questa è quella che gira. Che cosa fa l'aria? Nello statore viene accelerata, nel rotore si converte la velocità in pressione, quindi esce a pressione più elevata, poi entra di nuovo nello stadio dopo, c'è uno statore, di nuovo la converte, parte in velocità, c'è il rotore, riaumenta di nuovo la pressione. Quindi soprattutto le assiali sono compressori dove per creare aumento di pressione ho bisogno di mettere più stadi in serie, perché non posso aumentare troppo velocemente la pressione, perché il contenuto cinetico, ovvero la parte cinematica del fluido di aria, non è così grande. Quindi se io aumento troppo la pressione, cosa fa l'aria? Non avendo il contenuto cinematico sufficiente per vincere un aumento di pressione, se non ce la fa andare avanti, esaurita la forza cinetica, non va più avanti ma torna, e quindi si creerebbe la mancanza di flusso in avanti, e il compressore fa il famoso fenomeno del pompaggio, perché l'aria non va avanti, torna indietro, urta alle pale e si sente boom boom, perché l'aria proprio non ce la fa, torna indietro perché non ha energia cinetica sufficiente per andare avanti, per aumentare la, perché aumentando, se davanti c'è una pressione 10 e l'aria non ce la fa con l'energia cinetica fare una pressione 10, quando la convertiva tutta non ha più la parte cinematica, se la pressione non è 10 non ce la fa andare avanti ma torna indietro. Quindi i compressori assiali, qual è il grosso vantaggio? Hanno portate elevate perché posso aumentare l'ingresso quanto mi pare, quindi posso aumentare il diametro di ingresso quanto mi pare, però non posso aumentare il diametro, no scusate, non posso aumentare più di tanto la pressione, quindi generano rapporti di compressione non troppo elevati. Se voglio aumentare il rapporto di compressione nelle macchine assiali devo mettere molti stadi per creare un aumento di pressione progressivo. Invece le macchine radiali, a differenza delle macchine assiali, come dice la parola stessa, la macchina radiale è una macchina in cui l'aria entra assiale, esce perpendicolare, radiali. Si chiamano anche compressori centrifughi, fuga dal centro, cioè l'aria esce dal centro e va verso le, quindi compressori centrifughi sono fatti così, hanno una pala che riceve l'aria assiale, questo è l'asse di rotazione, esce radiale. Ora, qual è il vantaggio dei compressori assiali rispetto ai compressori radiali? Quando il compressore gira assiale, le sezioni dell'aria in questa sezione via via si allontanano e si spostano su raggi sempre più grandi, acquisiscono energia cinetica. Perché nel moto rotatorio che tipo di componente cinetica si viene ad aggiungere alla componente assiale dell'accelerazione? Si viene ad aggiungere l'accelerazione centripeta. Chiaro? Quindi nel moto centrifugo è l'effetto, l'accelerazione che si deve generare è quella centripeta, quindi l'aria costretta a ruotare acquisisce energia cinetica dovuta all'accelerazione centripeta, questo aumenta la velocità e rende più facile di realizzare rapporti di compressione più alti, perché a differenza di quelle assiali non hai solo la componente tangenziale ma c'hai anche la componente radiale dell'accelerazione, più che si allontani più energia ha, quindi il fluido che cosa fa? Avendo più energia cinetica riesce a risalire onde di pressioni più elevate, quindi riesce ad avere rapporti di compressione più elevati.
Però qual è la parte negativa del compressore radiale? Che la sezione d'ingresso, che è questa, non può essere aumentata più di tanto, perché il limite in cui la posso portare è questa. Perché se la sezione diventa come questa, se questa è la sezione di uscita, il compressore diventa un compressore non più radiale ma assiale. Quindi il compressore radiale, a differenza del compressore assiale, deve avere una sezione di ingresso vincolata alla forma radiale che ha. Quindi i compressori radiali, a differenza di un compressore assiale, hanno portata minore, rapporti di compressione maggiore. Chiaro? Il compressore misto ovviamente è un compromesso, perché che cosa faccio io? Se aumento questa sezione e voglio mantenere questa sezione di uscita, posso ridurre l'angolo e avere un'inclinazione minore. Avendo un'inclinazione minore, comprometto in parte la componente radiale, e quindi il rapporto di compressione è un compromesso tra quello radiale e quello assiale. Ho un po' più di quello assiale ma meno di quello radiale. Chiaramente ho aumentato la sezione di ingresso, aumento la portata, che è un po' più di quello radiale, un po' meno di quello assiale. Quindi il compressore misto ha come compito quello di avere un equilibrio tra un aumento della portata e un aumento del rapporto di compressione, che però rimangono relativamente più bassi dei rispettivi radiali e assiali. Chiaro? Ci siamo? Tutto chiaro? Benissimo. Allora, il mondo dei compressori teoricamente l'abbiamo esaurito. Chiaro? Quindi abbiamo visto compressori assiali, compressori radiali, scusate, compressori dinamici, compressori volumetrici. Compressori volumetrici abbiamo visto gli alternativi, quella stantuffa e stantuffa a membrana, quelli rotativi, a lobi, vite senza fine, a ingranaggi. Poi abbiamo visto i dinamici, che sono gli assiali, i radiali e i misti. Abbiamo visto nei volumetrici si sfrutta la variazione di volume per avere variazione di aumento di pressione, in quelli dinamici si sfrutta l'energia cinetica per avere l'aumento di pressione. Chiaro? Quindi in quelli volumetrici si sfrutta si capiscono attraverso l'utilizzo dell'equazione gas perfetti. Quelli invece dinamici si capiscono attraverso l'utilizzo dell'equazione di ottinità e l'equazione di Bernoulli. L'equazione di ottinità ci serve anche nei volumetrici, perché quella ci garantisce e ci fa capire, in funzione del numero di giri, il tipo di portata che si può generare. Chiaro? Queste sono tutte cose che allora le chiedo. Benissimo. Andiamo a riprendere il layout. Questo è il nostro layout. In questa prima parte delle spiegazioni, dopo aver fatto l'introduzione, abbiamo focalizzato sulla parte 1, la parte nera, la parte dei compressori della nostra centrale di produzione. Poi quando siamo andati in laboratorio, il professore vi ha fatto mettere qui il triangolino sotto l'attuatore, vi ricordate? Qui il triangolino rappresenta tutto questo che vediamo qui. Cioè, per arrivare l'area sotto l'attuatore bisogna costruire tutto fino all'attuatore, che è l'8, che è il verde, quindi dall'1 al 7 c'è tutto il flusso e la produzione dell'area prima di arrivare all'attuatore. Chiaro? Perché all'attuatore deve arrivare un'area trattata e opportunamente energizzata di pressione, se no l'attuatore non si muove, non lavora. Va bene? Allora, ora ci poniamo l'attenzione, introduciamo il 2, sistema di trattamento aria, cioè prendiamo il 2, lo selezioniamo fisicamente anche e intellettualmente e andiamo a zoomarlo
praticamente e intellettualmente sul nostro monitor. Ma quindi stanno a portare il quaderno? Non so che volevi portare, se volevi leggere il libro, nel libro ci sono. Nel libro però la roba, come spesso capita, manca della mappa concettuale che vi fa ragionare su degli step. Cioè gli argomenti sono una forma sequenziale e magari se non siete bravi a fare sintesi non capite tutto quello che è, come si collegano gli argomenti. Io vi aiuto a collegarli e li spiego. Certamente poi quello voglio sapere all'orale, quindi certamente prendere appunti vi agevola a preparare meglio l'orale, poi lo volendo può approfondire sul libro. Questa roba ce la avete? Come? Su YouTube, la avete già, la presentazione 2. Ora, non è così dettagliata perché è un materiale che facevo già 7-8 anni fa. Andando avanti mi sono un po' specializzato anch'io, le cose le faccio sempre un pochino meglio, perché comunque vedo anche sulla base degli apprendimenti dei ragazzi che più che gli si dà organizzato il lavoro e meglio rispondono, ovviamente. Dargli il materiale e non aiutarli nel collegamento, molte volte il ragazzo si perde. Magari per parlare a pappagallo e se si fa la domanda di collegamento ci batte la musata. Così. Sì. Però, sì, però utilizzando anche questo perché magari vi aiuta a collegare meglio gli argomenti. Ok? Potete anche andare nel libro a vedere i sistemi di trattamento aria, andate a vedere se le figure le avete meglio, però lì nel libro andate a cercare già l'informazione avendo a monte la mappa concettuale, vi fa capire a cosa serve e dove va quel componente. Chiaro? Fate come volete, l'importante è le osere, perché il vero tecnico è una figura che non impara a memoria, ma ragiona. Tanta roba non ve la do, ve la sto spiegando più a voi. Sistema di trattamento aria. Il sistema di trattamento aria, vediamo prima da quale componente è costituito. Allora, innanzitutto lo scopo. Perché c'è bisogno di un sistema di trattamento aria? C'è bisogno di un sistema di trattamento aria perché l'aria è un gas non pulito, quindi contiene la parte solida, la polvere, che può danneggiare l'attuatore. Due, contiene la parte umida, vapore acqueo, che può danneggiare e ossidare l'attuatore. Quindi il sistema di trattamento aria nel trattamento deve pulire l'aria da ciò che è indesiderato per la funzionalità dell'attuatore, quindi deve togliere la parte solida e la parte acqua. Quindi sicuramente abbiamo bisogno, quindi il scopo è togliere parte solida, due, togliere parte umida, ce n'è un terzo che è togliere il calore. Perché questo? Perché l'aria all'interno del compressore non converte solo energia cinetica, energia meccanica e quindi cinetica in energia di pressione, ma per funzionare dentro il compressore, per vari motivi, per attriti, per urti, si viene a generare anche un altro tipo di energia, che è l'energia... Che energia è? Calore, vero? Il calore è un problema perché PV uguale a NRT e se il T aumenta, a parità di volume aumenta anche la pressione, cioè, ovvero per avere la stessa pressione devo aumentare, devo diminuire ulteriormente il volume, cioè il gas alla stessa pressione, se aumento la temperatura aumenta il suo volume, occupa più spazio, quindi il compressore fa più fatica a comprimere l'aria, o meglio la portata d'aria diminuisce perché la densità diminuisce,
e quindi a parità di volume l'area occupa più spazio. Chiaro? Per fare questo, quindi avrei meno portata d'aria, per fare questo io devo anche raffreddare. Questo lo vedremo un'altra volta, quali sono i tre componenti del sistema di trattamento aria che aiutano a questo. La parte solida lo scrivo in blu, ci metto un filtro e vedremo come sono. La parte umida ci metto un deumidificatore, un separatore di condensa. Togliere calore, ci metto un sistema di raffreddamento. La prossima volta entriamo in dettaglio a vedere questi tre componenti: filtro, separatore condensa, raffreddamento. Deumidificatore. Comunque, in modo tecnico è separatore condensa. Vedremo le tipologie di filtro, le tipologie di separazione condensa e le tipologie di condensatori o di raffreddamenti. Va bene? Bene.